cari amici, un altro video. Questo è stato, adesso la sciacquo perché dopo vi dirò il perché. Questo è un classico lavaggio dell'auto, come tanti sanno fare. Ricordatevi sempre, prima dovete tipo anche passare la roba con cotton carta giornale, e prima dovete sempre dare una bella lavata, soprattutto quelle parti di dove si accumula della terra, perché quando andrete con la spugna a fare il giro rischiate di portarvi dietro della terra e graffiarla. Però ricordatevi una cosa molto importante, che tanti ho visto lavare le macchine e voglio dire, ma sei proprio un cagnaccio. Qual è? Quella che loro lavano la macchina direttamente da sopra sotto. Invece bisogna lavare prima questa parte qua, che è quella meno colpita da sabbia, e poi questa qui, e sciacquare in continuazione la spugna. Qui ho messo dello shampoo con della cera metallizzata, trovate in veramente buona parte. Come vedete, vedi l'acqua che si stacca, non ci sta, visto? Perché la cera tende a farla scivolare. È molto importante che la cera lucida. Dopo farò vedere anche la lucidatura semplicissima con prodotto da mobile. Prodotto da mobile. No, ma come prodotto da mobile? Io l'ho scoperto molti anni fa, avevamo un negozio di generi alimentari e una volta c'era sto prodotto, una ditta di Roma che fra l'altro non so neanche se c'è più, avevo comprato sto blocco da vendere, veniva venduto come famoso pronto, no? Della che si usa oggi. E un giorno non so cosa mi è saltato in testa di provarlo sulla macchina, da quella volta lì ho sempre dato la cera. Infatti come vedete io do l'acqua, visto che si stacca, guarda, visto che si è staccata, guarda, che vedi che ho giù, visto? Perché questo poi è nell'acqua, poi verrà data quella spray, che adesso vi faccio vedere più tardi in un altro video come farla. Il mio amico Nando, che solito l'altro io, adesso questa la metto dentro per lui deve lavare la sua carretta, perché tanto alla fine dal danno di questa sono due carrette, ma sono due carrette che vanno bene, perciò non se ne frega un cazzo. Ok, ricordate, cera metallizzata nell'acqua e shampoo. A dopo.